cesura divide il componimento in due parti simmetriche uguali di 7 endecasillabi e mezzo. Nella seconda parte, a innescare l'immaginazione non è più un ostacolo visivo, la siepe, ma una sensazione uditiva, lo stormire, cioè il frusciare del vento tra le foglie. Questa voce, la voce del vento, delle foglie mosse dal vento, il vento è un elemento che nella letteratura richiama sempre l'idea dell'effimero, di qualcosa di volatile, come ad esempio il tempo che scorre. E l'Iolirico infatti va a paragonare questa voce all'infinito silenzio, quei sovrumani silenzi dei versi 5-6, e questa associazione mentale fa emergere, fa venire a galla l'idea dell'eternità, cioè vale a dire non più l'infinito spaziale ma l'infinito temporale, nel quale si perdono le epoche passate ma anche l'età presente, in quanto anch'essa è destinata a svanire con il suono dei suoi eventi, il suon di lei. Così il mio pensiero si annega in mezzo a questa immensità. Torna il pensier del verso 7. In quel caso l'Iolirico esercitava però un ruolo attivo, io nel pensier mi fingo, che diventa sempre più passivo, mi sovviene l'eterno, mi viene in mente, fino all'immersione, all'annegamento nell'infinito spazio temporale. Si noti come Leopardi, dopo varie indecisioni testimoniate dalla versione manoscritta del testo, abbia preferito il termine immensità rispetto al termine infinità, che tuttavia sarebbe stato più aderente al titolo del componimento. Oltre a una migliore resa dal punto di vista fonico delle allitterazioni, il termine immensità contiene al suo interno la parola mens, mente in latino, pensiero, e si tratta questa infatti di un'esperienza della mente che entra in uno stato di estasi, cioè si estranea dal corpo, pervenendo a uno stato di annullamento di sé, di fusione con l'infinito, un infinito che non coincide però con Dio o con l'assoluto. Non si tratta quindi di un'esperienza spirituale, come nella mistica religiosa. Non ne consegue una condizione di beatitudine, ma di dolce naufragare. Questa espressione può essere considerata un ossimoro, in quanto all'idea del naufragio, tradizionalmente negativa, viene accostato l'aggettivo dolce, positivo, piacevole. Ed è infatti un ossimoro che rimanda a una visione del piacere riconducibile al sublime, concetto estetico che nella filosofia antica definiva la capacità che ha l'arte e la poesia in particolare di indurre uno stato di estasi. Questo concetto era stato riscoperto proprio nella seconda metà del 1700 e avrebbe conosciuto grande fortuna durante tutto il romanticismo, contrapposto al concetto estetico del bello. A differenza del bello, il sublime è un piacere che non scaturisce da qualcosa di gradevole per la sua armonia, misura, proporzione, secondo cioè i canoni del classicismo e del neoclassicismo. Scaturisce invece da ciò che è smisurato, infinito, spaventosamente maestoso e che quindi ci crea una sensazione di sgomento. Pensiamo al cor che per poco non si spaura. Ci fa percepire quindi emotivamente, non razionalmente, il nostro essere mortali, infinitamente piccoli, di fronte all'infinitamente grande dell'universo o della natura nei suoi scenari più maestosi e terrificanti. Il filosofo inglese Edmund Burke, nella sua celebre Indagine filosofica sull'origine delle nostre idee di sublime e bello, aveva definito questo piacere proprio attraverso un ossimoro, dilettoso orrore. Il suo collega tedesco Immanuel Kant, nella Critica del giudizio, aveva distinto due forme di sublime: un sublime dinamico, derivato dalla potenza annientante di certi fenomeni naturali, di fronte ai quali emerge l'impotenza umana, come di fronte all'eruzione del Vesuvio che fa da sfondo alla ginestra dello stesso Leopardi, e un sublime matematico, derivato dallo spettacolo della natura come infinità spazio-temporale,
proprio come troviamo già qui nell'infinito e poi di nuovo nella quarta strofa della ginestra. Mentre componeva l'infinito, il giovane Leopardi dedicava diverse pagine del suo Zibaldone all'elaborazione della sua teoria del piacere, affermando che noi esseri umani abbiamo una tendenza ingenita al piacere, perché in esso risiede la felicità. Ma essa si può raggiungere soltanto attraverso un piacere infinito, che non può esistere nella realtà, in cui i piaceri sono effimeri e circoscritti, ma soltanto nell'immaginazione. Tutto ciò che è vago e indefinito è di conseguenza più piacevole, proprio perché permette all'immaginazione di spaziare. Una veduta non circoscritta, una luce o un suono di cui non si vede la fonte di provenienza, come lo stormire del vento qui nell'infinito, o le tante voci e canti umani e animali disseminati nelle poesie leopardiane. Tuttavia, sostiene Leopardi, l'anima alle volte desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell'infinito, perché allora, in luogo della vista, lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L'anima si immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse dappertutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario. La molteplicità delle sensazioni confonde l'anima, gli impedisce di vedere i confini di ciascheduna, toglie l'esaurimento subitaneo del piacere, lo fa errare ad un piacere in un altro, senza poterne approfondire nessuno, e quindi si rassomiglia in certo modo a un piacere infinito. Un discorso analogo vale per la dimensione temporale. L'antico è un principalissimo ingrediente delle sublimi sensazioni, siano materiali come una prospettiva, una veduta romantica, eccetera, o solamente spirituali ed interiori. Perché ciò? Per la tendenza dell'uomo all'infinito. L'antico non è eterno e quindi non è infinito, ma il concepire che fa l'anima uno spazio di molti secoli produce una sensazione indefinita, l'idea di un tempo indeterminato dove l'anima si perde. In queste annotazioni Leopardi utilizza ripetutamente l'aggettivo sublime, parla di estasi e, circa le sensazioni che piacciono per il solo indefinito, rimanda esplicitamente al suo idillio sull'infinito. La teoria del piacere e la poetica del vago e dell'indefinito, elaborate nelle pagine dello Zibaldone, sono dunque chiavi di lettura fondamentali per penetrare in profondità il significato di questo piccolo capolavoro poetico, all'interno del quale trovano la loro prima esemplare espressione. Negli ultimi tre versi il ritmo torna a farsi più pacato e regolare, come nei primi tre, con una fitta rete di simmetrie. Al posto di questo colle troviamo questo mare, al posto di questa siepe, questa immensità, al posto di sempre caro, me dolce. Comune denominatore, l'aggettivo dimostrativo questo, a indicare la vicinanza, l'immersione dell'io nei primi versi in un paesaggio reale, definito, bello, negli ultimi versi in un paesaggio immaginario, indefinito, sublime. In mezzo a questi due scenari, l'esperienza di un viaggio vertiginoso della mente nell'infinito, uno spazio infinito che il giovanissimo Leopardi è riuscito a racchiudere mirabilmente nello spazio finito di una manciata di versi.